Ciao Bethesda.it, giochi e cinema. La Hasbro è sempre stata in prima fila dai tempi di Cluedo, soggetto del mio meraviglioso John Landis, alla regia Jonathan Lynn, che poi avrebbe avuto grande fortuna con mio cugino Vincenzo e FBI Protezione Testimoni. Benissimo, allora, i giochi e il cinema. Non riusciamo a vedere Monopoli, è una vita che devono fare Monopoli. Molti di noi si chiedono che cavolo fai con Monopoli. Ridley Scott era attaccato al progetto, poi si è dileguato. Abbiamo visto invece Battleship, ebbene sì, la battaglia navale. Sì, la battaglia navale, abbiamo visto Battleship, che era un film, mi piaceva tanto perché era ipernazionalista, c'erano i veri militari americani, quindi era un film proprio dove venivano citati i nordcoreani, chissà che cosa sarebbe successo come interview se l'avessero visto oggi, e c'era una corazzata che faceva così, sgommava in mare. Era un film veramente coatto e kitsch, infatti il protagonista era Taylor Kitsch. La Ouija Board è un gioco. Noi siamo abituati a, ce la ricordiamo nell'Esorcista di William Friedkin, siamo abituati a vedere questa tavoletta per quando si evocano gli spiriti nei film horror, e vediamo le persone che... vediamo tutte quelle gag, ah ma sei tu che la muovi? No, allora dici cosa ci vuoi dire? Vediamo lo spirito che fa andare il plettro, perché sembra un plettro, lo fa andare verso le lettere dell'alfabeto, ci sono i numeri. E adesso la Ouija board, che nasce dallo spiritualismo e quindi nasce in America, ma viene subito brevettata dagli amici americani, che come al solito a livello di imprenditoria non gli vuoi di niente, alla fine degli anni 90 del 1800 viene già brevettata. Era una tavoletta usata dal movimento spiritualista per appunto creare questa connessione tra noi e loro, i loro di Interstellar, se esistono, oppure insomma l'aldilà, il mondo dei morti. Com'è questo film? Intanto questo film è un film che viene dalla Hasbro, ed è un film che vede, appunto, li vede coinvolti, è un film che viene anche da Michael Bay, dalla Platinum Dunes, e è scritto e diretto da una coppia, Juliet Snowden e Stiles White, che ho avuto anche l'occasione di chiacchierare con loro, e c'è l'intervista in esclusiva online. Allora, io sono molto indulgente nei confronti di queste produzioni, sono produzioni che abbiamo visto mille volte, è un cinema a ripetizione, è un cinema che non ha paura di ripetersi, ed è un cinema molto di exploitation. Exploitation vuol dire sfruttamento. Abbiamo parlato con Joe Dante, re dell'exploitation, nasce con l'exploitation perché Piranha era un film che sfruttava il successo dello squalo. Ma il cinema di exploitation si può associare anche al cinema d'autore, secondo me bisognerebbe solo fare un passo in là di onestà intellettuale. Quindi La grande bellezza ovviamente è un exploitation della dolce vita, come Aprile è un exploitation di Caro Diario, e Manderley è un exploitation di Dogville, e basta, e finiamo qua. Allora, benissimo. È un cinema di sfruttamento, è un cinema senza picchi, ma ci sono delle cose belle in Uja. Prima di tutto Olivia Cook, prima di tutto l'idea di far interpretare una adolescente a una ventunenne, esattamente quello che manca, l'abbiamo detto, né Il ragazzo invisibile, una bruttissima produzione italiana di gente che non sa fare il cinema fantastico, e il povero Ludovico Girardello è il protagonista Michele, un bamboccio. Invece qui c'è una bravissima attrice, già molto sexy, già molto matura, con all'interno di sé Rose Byrne. Olivia Cook, che loro vedono in Bates Motel, le danno il ruolo della protagonista adolescente. È un teen movie, ma Olivia ha 21 anni, perché è del 1993. Cerchiamo di imparare come si fa questo tipo di cinema, perché se tu vedi lei, poi, anche se la vedi che c'hai 40 anni, è un po' più credibile rispetto al povero Ludovico Girardello mandato al massacro come orribile protagonista del ragazzo invisibile. C'è la tavoletta, c'è il gruppo di amici, non ci sono i genitori, sono assolutamente soli, c'è Jin Shai, e quindi c'è un'impronta di quel tipo di cinema che io adoro, che è ovviamente James Wan e Lee Wong, e quindi Insidious. Jin Shai era la capa medium di quel gruppo così buffo, dove c'era Lee Wong, di acchiappafantasmi o comunque operatori del paranormale. Sentite, fate quello che volete, ci sono anche le labbra cucite, mi ha ricordato un po', insomma, immagini un po' scabrose, immagini un po' perverse, un po' l'opera di Argento, l'occhio che non si può chiudere in opera di Argento. C'è anche un'impiccagione inquadrata
un po' come, non lo so, mi ha ricordato qualche cosa di Suspiria di Dario Argento. Insomma, c'è un gruppo di operatori del cinema hollywoodiani che sanno lavorare molto meglio rispetto agli italiani per quanto riguarda il prodotto di horror di serie B, che comunque è andato molto bene nel mercato. Questo è il tipo di cinema che mi piacerebbe vedere in Italia, ma che non riusciamo a fare in Italia perché non siamo umili, intelligenti e bravi come i nostri amici hollywoodiani. È l'esordio alla regia di Stiles White. Uggia, ciao.